Bentrovati in questa puntata del nostro magazine, ci occupiamo di mercato immobiliare, sappiamo che la crisi ha colpito duro in questo settore, ma segnali positivi sarebbero in arrivo, il mattone tiene in Emilia Romagna, almeno questo è quanto emerge dai dati dell'osservatorio sul mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna. Cerchiamo di capire qualcosa in più stasera con l'aiuto di Ivan Di Rito, dell'Ufficio Provinciale Bologna, territorio dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna, grazie per essere con noi. Buonasera. Allora intanto come è andata, come va il mercato immobiliare in Emilia Romagna? Sì, io inizierei dicendo che in fondo la situazione dell'Emilia Romagna vede una sostanziale tenuta del mercato immobiliare. Quindi l'OMI e i servizi estimativi dell'Agenzia delle Entrate hanno pubblicato di recente sul sito internet una nota che diffonde dei dati abbastanza confortanti. Sono stati presi in riferimento, è stato preso in riferimento il volume delle compravendite della secondo semestre del 2013 nel confronto dello stesso periodo del 2012 e il risultato che si è ottenuto è una diminuzione contenuta del 4,7%, che è un dato comunque confortante perché se ci riferiamo al dato nazionale vediamo che è del 6,7% come flessione ed è un dato che acquisisce anche significato soprattutto perché è un dato che lo possiamo considerare anche in relazione a quello che era successo l'anno precedente, dove la diminuzione era stata addirittura del 33%. Questo del 4,7% comunque è un dato aggregato. E quindi se andiamo quindi a analizzarlo nelle varie città dell'Emilia Romagna vediamo che la situazione è abbastanza disomogenea. Noi riusciamo a passare quindi da una flessione abbastanza marcata del 15,8 di città come Forlì e 13,9 di Piacenza. Vediamo invece nella grafica questa differenza, sì, questo è quanto accaduto nel secondo semestre del 2013. Esatto, invece quindi questo incremento che possiamo vedere del 7,7 a Modena, del 7,3 a Parma e del 6,8 a Bologna. Come si può valutare rispetto al 2013 quindi questa differenza? Sì, rispetto al 2013 in effetti noi cambiamo il riferimento temporale per cui quindi tutto l'anno, quindi il volume delle compravendite residenziali rispetto all'anno del 2012, insomma, e anche qui c'è stata una diminuzione ma che comunque anche in questo caso è una flessione abbastanza ridotta del 7%, e anche in questo caso è un dato migliore rispetto a quello nazionale che è del 9,2% più o meno, quindi, ma se andiamo nello specifico delle città, in questo caso i cali sono contenuti e addirittura Bologna registra un saldo in positivo dell'1,5% e teniamo conto anche diciamo, delle difficoltà che l'Emilia Romagna ha vissuto, insomma, e forse continua a vivere per il sisma insomma, di maggio-giugno del 2012. Sono notizie confortanti sul mercato immobiliare, però siamo anche in tempi di dichiarazione dei redditi e ricordiamo tutti la polemica bolognese sulla TASI, moduli precompilati eccetera. Uno dei punti intorno ai quali ruotava questa polemica sulla TASI era la possibilità di conoscere la rendita catastale degli immobili posseduti. Come si fa? Sì, noi sappiamo comunque che la rendita catastale è un dato che troviamo nelle misure che solitamente otteniamo presso gli uffici del catasto, ma c'è un modo molto immediato e molto più semplice di ottenere la propria rendita, perché il sito internet dell'Agenzia delle Entrate offre una serie di servizi online, tra l'altro senza registrazione, che ci permettono quindi di evitare di recarci al catasto, insomma, che come sapete fa parte dell'Agenzia delle Entrate. Quindi, semplicemente seguendo il percorso della home, come vedete sul monitor, i servizi online, i servizi catastali ipotecari, senza, dicevo, la registrazione, ma semplicemente inserendo il proprio codice fiscale e conoscendo quelli che sono gli identificativi del nostro immobile, quindi il foglio, la particella ed eventualmente il subalterno, il sistema ci restituisce la rendita. Ma non soltanto, ci restituisce anche una serie di altre informazioni della nostra unità immobiliare, quindi l'indirizzo, la consistenza, la categoria, la classe. E questo servizio è utile anche per le particelle non soltanto del catasto dei fabbricati, ma anche del catasto terreni. Quindi avremo le informazioni inerenti al reddito agrario, il reddito domenicale, insomma, e quindi i redditi che servono come base delle nostre tasse. Ecco, questi dati sulle rendite catastali possono cambiare nel tempo? Ma di norma no, di norma la rendita catastale non cambia nel tempo, quindi la rendita catastale cambia soltanto in conseguenza diciamo, di una denuncia, di una variazione che viene presentata da un tecnico professionista e che
diciamo, è espressione di una committenza, insomma, che va a modificare sostanzialmente le caratteristiche della nostra unità immobiliare. Altrimenti, quindi, se i dati rimangono invariati, rimane invariata anche la rendita cadastrale. Ecco, in grafica stiamo vedendo gli altri servizi a cui si può accedere dal sito. Sì. Abbiamo detto che la rendita cadastrale si può leggere online. Quali sono gli altri? Ce ne spieghi qualcuno? Sì, vediamo, insomma, che oltre a questa rendita cadastrale, quindi dei servizi senza registrazione che abbiamo detto, c'è la possibilità di correggere dei dati cadastrali online, appunto col contact center. C'è una tipologia, diciamo così, di errori sulla persona o sull'immobile che possono essere sanati semplicemente compilando una scheda col proprio nome, cognome, con la propria email e con quello che è l'errore riscontrato e la rettifica da fare, e la segnalazione verrà evasa dal contact center o, diciamo, inoltrata all'ufficio di competenza, e l'utente avrà semplicemente, quindi, sulla posta elettronica la risposta e la evasione di questa istanza. È possibile, tra l'altro, anche sempre senza registrazione, ma questa volta a pagamento, fare delle ispezioni ipotecarie, quindi si consulta la banca dati della conservatoria dei registri immobiliari, ma in questo caso bisogna essere iscritti, quindi, ai servizi finanziari online delle Poste Italiane. E poi ci sono tutta una serie, quindi, anche di servizi con registrazione, per i quali occorre anche un codice PIN, e sono prevalentemente, quindi, riservati anche ai professionisti che possono aggiornare la banca dati del catasto terreni, del catasto dei fabbricati, o i notai che possono spedire in alcune condizioni anche le volture, insomma. Come è possibile approfondire sul sito agenzieentrate.it. Abbiamo fatto una panoramica molto ampia. Qui dobbiamo concludere questa puntata del nostro magazine. Grazie al dottor Di Rito per essere stato con noi oggi. Buonasera. Grazie per l'attenzione.